Grazie a tutti per l'invito, per la disponibilità e per la partecipazione. Ringrazio il Rotary Club che ha assegnato all'Istituto Veneto per i Beni Culturali una borsa di studio per la conservazione di tre dipinti votivi, tre corelle di fatto, da restaurare attraverso i laboratori didattici che l'Istituto Veneto oggi come oggi ha a Venezia e a Padova. Ma ringrazio quindi di avermi fatto anche tornare a casa, devo dire, perché la scuola, l'Istituto Veneto per i Beni Culturali, per chi non lo sa, è nata 30 anni fa a Chioggia. Quindi direi che la sede abbiamo avuto una sede locale qui, l'assistenza allora del magazzino comunale che ci ha messo a disposizione determinate attrezzature. Quindi, di fatto, la scuola 30 anni fa è partita con un nucleo di 12 studenti chioggiotti, alcuni dei quali operano nel settore della conservazione. I cantieri scuola, lo ricordo solo come aneddoto e come memoria, lo ricordo perché abbiamo utilizzato come cantieri scuola lo stellato, quindi abbiamo smontato lo stellato in piazza sotto la neve e l'abbiamo praticamente ripulito dalle croste nere e dagli lavamenti che poteva avere. L'altro intervento come cantiere scuola, perché naturalmente la didattica che abbiamo impostato è sia teorica ma sia pratica, e la pratica viene svolta direttamente nei cantieri. E l'altro cantiere allora che avevamo attivato era relativo al rifugio integratore. Quindi devo dire che poi adesso vedremo le immagini, esaurita questo ciclo di 3 anni, siamo approdati a Venezia. Quindi l'Istituto Veneto, tanto per presentarlo prima di entrare nel merito delle toele, cos'è l'Istituto Veneto per i Beni Culturali? È un ente senza finalità di lucro che si dedica prevalentemente alla formazione di giovani che intendono inserirsi nel settore del restauro e alla conservazione di beni storico-artistici, naturalmente di uso pubblico o pubblici. Questa missione che appunto porta avanti da 30 anni vede la presenza di una sessantina di studenti permanenti all'interno della struttura, 45 ne abbiamo per un triennio, perché i corsi di formazione richiedono almeno un triennio per acquisire un primo livello che sarebbe quello del tecnico del restauro, praticamente di giovani che mettono direttamente le mani sull'opera d'arte da restaurare. E poi continuiamo la nostra attività anche negli anni successivi, per cui gli studenti rimangono con noi dopo il diploma in scuola media superiore, corso di una laurea, dai 3-5 anni, perché poi cerchiamo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro attraverso dei corsi professionalizzanti e mettendoli in contatto poi con chi opera, quindi con il mondo economico, perché è importante diplomare questi ragazzi, ma anche non creare sviluppi, specialmente oggi come oggi, quando abbiamo bisogno di conservazione. Devo dire che il percorso ci ha portato per una serie di circostanze, ma anche bisogna essere fortunati, la verità. Recentemente abbiamo sottoscritto un accordo con il Polo Museale del Veneto, che ha 16 musei nel Veneto, e noi praticamente costituiamo di fatto la struttura che porta avanti la manutenzione di questi musei. Nel contempo però il Polo ci mette a disposizione le strutture museali per poter svolgere le attività, quindi le nostre aule attualmente si trovano all'interno del Museo Nazionale di Palazzo Grimani a Venezia. Abbiamo poi un laboratorio didattico nell'antica scuola di Ranieri a Santa Croce e qui naturalmente all'interno si attivano questi laboratori per il restauro di cornici, tele, quadri e così via, perché ormai le organizzazioni, in particolare religiose, vedono in noi una possibilità di recupero e conservazione dei loro beni.
una sede distaccata ci è stata data dal Museo Nazionale di Villa Pisani. Praticamente a Villa Pisani creeremo in prospettiva, abbiamo già dei laboratori, ma in prospettiva anche il settore del restauro dei mobili, in particolare appunto di quelli 700-800. Un'altra sede scolastica è il Museo di Arte Antropologica a Venezia, dove abbiamo adottato ormai da alcuni anni, ma con continuità proiettata nel futuro, il restauro della manutenzione di questo splendido pavimento dell'androne della Cattolica. Perché richiede un continuo lavoro? Lo richiede perché questo pavimento è soggetto a tutte le inondazioni di tutta la parte. Quindi noi, sì, avendoci preso cura di questo, quando c'è appalto andiamo a lavarlo con i miei studenti, andiamo a lavare e quindi a struccare, a riempire le cavità che si formano in modo tale da evitare che il degrado possa in qualche modo aggredirlo in maniera più completa. Ecco, quindi gli studenti sono appunto, dicevo, una sessantina divisi in varie discipline, restauro di affreschi, di tele, tavole, pietra, così via. Grazie al contributo e all'assegnazione che ci è stata fatta abbiamo preso in carico queste tre colleghe. Devo ricordare una cosa, non per darci dettagli perché non è certo nel mio stile, però adesso noi andiamo a fare scuola anche all'estero, normalmente. Siamo stati 10 anni in Yemen, un paese oggi come oggi martoriato, ma in questo paese abbiamo formato 100 giovani e restaurato due moschee. L'altra, quindi la moschea di Sana'a, che era la classe di Al-Rafia Khalid. Siamo presenti da 20 anni in Terra Santa. Ogni anno abbiamo un cantiere in Terra Santa legato alle tre confessioni religiose, praticamente arabi, cristiani e ebrei. Quindi questa è la nostra presenza di. Comunque adesso non è che scendiamo di scala, perché queste colleghe qui hanno comunque un'importanza e un valore. Hanno un valore dal punto di vista proprio sociale e religioso, ma anche un valore come memoria storica delle tradizioni. Quindi le colleghe che ci sono state assegnate sono più complesse, vogliamo trattarle in maniera più complessa rispetto a come potrebbero essere state restaurate. Perché? Perché queste colleghe risalgono all'Ottocento e quindi sono state ridipinte più volte, qualche comitato nato totalmente qui ha ridato una applicazione di pittura sintetica e quindi che si è risollevata. Ma allora noi abbiamo detto, prendiamo queste come se fossero icone di un certo livello, perché è giusto che anche queste immagini vengano conservate e restaurate con dei metodi appropriati corrispondenti ai beni artistici. Adesso passerei la parola a Maurizio Merlo, che entra 5 minuti nel merito del trattamento che stiamo facendo. Coglierei una, mi permetto da Cristotto di invitare la cura e l'attenzione che il Rotary porta su questi piccoli beni, naturalmente, per una torre di magistratura, eccetera. Un invito all'amministrazione comunale di prendersi cura di questo centro storico, perché ha un patrimonio estremamente importante e io devo dire che dall'esterno, ma anche dall'esterno, noto un minimo di decadenza. Intorno ci non sono più fatti politici. Gli interventi di restauro non sono ovviamente conservativi, così via. Quindi un invito all'amministrazione di